Ok, partiamo. Ciao a tutti, sono Rosalba Forciniti, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra nel judo. Oggi sono una atleta in pensione ormai da qualche anno e anche io, come molti di voi, cerco di attenermi alle indicazioni che ci ha dato il governo in questi giorni per sconfiggere questo brutto virus che purtroppo sta dilagando in Italia. Cerco di soddisfare tutte le mie esigenze in casa, quindi cominciando da fare anche un po' di attività fisica, cercando di soddisfare anche un po' quelli che sono i peccati di gola, cucino o mi alleno. Ecco, se siete d'accordo, io vi farei vedere un po' di allenamento. Partire dal collo per tendere bene tutti i muscoli da una parte, dall'altra, in giù. E poi comincerei con le braccia, perché dopo andremo a lavorare anche con le braccia. Cambio. 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 Cambio gamba. Wow. Cambio giustizia ancora. Vado avanti. Sempre fa parte dello stretching. E vado giù, mi tocco prima il piede sinistro, rimango, mi trattengo per qualche secondo e poi mi sposto sulla gamba opposta. Ok, fatti questi esercizi di stretching, partire con il riscaldamento. Fare un riscaldamento un po' come dire, dinamico e partirei dalla corsa sul posto, che è il famoso skip. Sollevo bene le ginocchia. Cambio, apro e chiudo le braccia e le gambe interne. Cambio, apro e chiudo le gambe, spingo con le braccia. Cambio, destro, sinistro. Destro, sinistro, destro, sinistro, cambio. Ultimo esercizio del riscaldamento, metto le mani sopra la mia testa, apro le gambe, vado giù e su, giù, su, giù, su, giù, su. Ok, bene, finito il riscaldamento con lo stretching, comincerei con la parte degli addominali. Uso il divano semplicemente. Vado subito ad eseguire l'esercizio. Allora, incasso i piedi sotto al divano, va bene? Cuscino davanti, vado giù, prendo il cuscino, lo porto dietro, vado avanti, lo lascio, giù, su, prendo il cuscino, giù, lo lascio, quindi alterno, una volta col cuscino, una volta senza cuscino. Bene, prossimo esercizio, cuscino, mezzo piedi, vado giù e tocco il cuscino. Per chi è più bravo può sollevare le gambe, ok, andare a prendere il cuscino e andare a rimettere il cuscino, andare a prendere il cuscino e andare a rimettere a posto il cuscino. Primo consiglio per chi ha cominciato da poco, tenere il cuscino a mezzo alle gambe qui, semplicemente. Prossimo esercizio. Andiamo a lavorare gli obliqui, che sono anche una parte fondamentale, che fa parte dell'addome. E quindi, tiro su, prendo il cuscino dritto, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Si gira
così ve lo faccio vedere meglio. Ok? Tre esercizi molto semplici con il cuscino. Sono sicura che il cuscino a casa ce l'avete tutti. E passerei con il prossimo gruppo muscolare. Andrò a fare il primo esercizio. Alzo le gambe e vado giù col sedere. Giù e spingo in alto con le punte. 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 Giù, su. Ok, questo è il primo esercizio. Secondo esercizio, uno dei miei esercizi preferiti tra le altre cose, sono gli affondi incrociati. Per chi lo fa come prima da tanto tempo, può usare anche dei pesi, che in questo caso io uso le bottiglie dell'acqua, come penso la maggior parte di noi. Addirittura c'è chi usa pure le casse, quindi abbiamo detto tutto. Tengo le bottiglie, unisco i piedi, le gambe, e vado a incrocio. Qui leggo la gamba che sta davanti. 1, 2, 3, 4, 5 e via, dicendo. Odo l'acqua, scusate. Prossimo esercizio ancora. Mani sui fianchi, vado in ginocchio e vado a fare questo lavoro. Appoggio il mio sedere sui miei talloni, vado su, rimango in accosciata, passo laterale, vado giù, mi risiedo con i glutei sui talloni, mi rialzo, su, passo laterale, giù, su, passo laterale, giù. Ok? L'ultimo esercizio per quanto riguarda appunto i glutei è questo qui. Mani sui fianchi, metto così magari mi vedete meglio, tiro sulla gamba laterale. 1, 2, 3, 4, stessa cosa andrò a fare con l'altra gamba. 1, 2, spero di non perdere l'equilibrio. E poi farò la stessa cosa con l'altra gamba, però andando indietro. Se volete potete anche appoggiarvi con le mani alla parete, ok? Cambio, mi giro, si vede meglio. Appoggio con le mani alla parete se ce l'avete, ma penso di sì. Piego la gamba e vado sulla laterale. Ovviamente ragazzi, da una parte e dall'altra. L'ultimo mi è venuto in mente un altro esercizio molto molto carino, per chi insomma se ne va un po' di più, che potrebbe essere anche questo. Unisco i piedi, faccio un saltello verso la parte destra e tengo l'equilibrio, tengo l'equilibrio, tengo l'equilibrio, tengo l'equilibrio, ok? Questi sono gli esercizi per le gambe. Adesso passiamo alle braccia, va bene? Prendo le bottiglie e andrò a fare un esercizio semplicissimo. Le metto così, qui, spingo, come se fosse il bilanciere che abbiamo in palestra, no? Le unisco, le incastro. 1, 2, 1, 2 e continuo. Poi non ho più il bilanciere, ma ho i manubri. Andrò a fare questo lavoro. Tiro sulle braccia, piego, stendo, piego, stendo, appoggio le bottiglie. Su, piego, stendo, mi spingo, ho. Ancora. Allora, questi sono due esercizi semplicissimi da poter eseguire, insomma, come faccio io a casa.
però ovviamente sono mille altri esercizi, questi sono poi i più semplici. Poi io mi sono messa anche seduta per stare più comoda. Per lavorare anche le braccia, a me per esempio un esercizio che mi piace moltissimo che è il plank, la posizione plank. Con la posizione plank non solo lavorano le braccia, ma lavorano quasi tutti i gruppi muscolari, soprattutto le braccia, perché la posizione plank è questa, che in qualche modo va a sollevare, a tenere tutto il corpo in alto insieme alle gambe. E da questa posizione si possono fare tanti esercizi. Anche solo rimanendo in plank così per 30 secondi, facendolo con diverse serie, si migliora tantissimo muscolarmente. Quindi un esercizio che io consiglio di fare. Ok, bene ragazzi, abbiamo concluso questi pochi minuti insieme. Spero insomma di farvi vedere qualcosa al più presto, magari non allenamento ma di cucina. Grazie mille per l'attenzione ragazzi, buona permanenza a casa, buona quarantena, resistiamo perché dobbiamo resistere, mi raccomando, non uscite di casa, fate come noi atleti, quindi noi sportivi veri che non ci siamo improvvisati atleti, ecco, negli ultimi 15 giorni, ma lo facciamo da una vita, per cui prendete esempio da noi sotto questo punto di vista. State a casa, allenatevi a casa. Ciao ragazzi, ciao a tutti.